Buonasera, ben ritrovati. Sono al Cinelux di Livigno dove oggi incontriamo Maria Paola Pierini, professore associato dell'Università degli Studi di Torino, del DAMS di Torino, autrice e attrice. Ben trovata Maria Paola. Buonasera. Una versione che calza, insomma, panni quelli di attrice che calza da tantissimi anni, anche se ovviamente è giovanissima, Maria Paola, e che ci racconta la storia di un personaggio straordinario. Sì, allora, lo spettacolo è la storia di una storia vera, è la storia di una Nobildonna. nobildonna, ma soprattutto di una donna molto coraggiosa, perché nel 1838 decise di sfidare, insomma, sia la morale comune che gli diceva di non fare questa cosa così pazza di scalare Monte Bianco, e invece lei, contro tutto e contro tutti, decise di fare questa impresa, e quindi lo spettacolo racconta questa storia, questo Ecco, stiamo personaggio. parlando di Henriette d'Angeville, appunto abbiamo detto una nobildonna controcorrente, soprattutto in un'epoca in cui alle donne non era permesso avere un certo tipo di atteggiamenti e che decise appunto di sfidare il Monte Bianco. Non era la prima volta, peraltro, che una donna tentava un'impresa di questo tipo, e parliamo del appunto inizio Ancora prima, 800, sì. perché lei 89. era del 1789, ecco. Ma tentò addirittura di sfidare l'impresa dei primi due uomini che lo Esatto, fecero. È no, così? infatti è una storia molto bella perché lei, come dire, si prese tutti gli onori della prima scalata al femminile. In realtà, appunto, 30 anni prima, un altro personaggio altrettanto interessante, molto meno noto forse, perché tra l'altro si trattava di una donna del popolo, di una servetta, Marie Paradis, da cui viene il nome dello spettacolo, perché lo spettacolo si intitola Paradis, ovviamente perché paradiso sono le montagne in qualche Ma modo, però in anche il realtà in risultato, omaggio, l'impresa. sì, esatto, ma anche in omaggio a questa prima donna che effettivamente mise il suo piede sulla cima del Monte Bianco. Il punto è che quella impresa storicamente non le è stata effettivamente riconosciuta come un'impresa completamente sua, perché lei pare sia arrivata in vetta non del tutto cosciente o comunque in condizioni piuttosto precarie, mentre l'impresa di Henriette d'Angeville fu una vera e propria impresa organizzata con i portatori. Fu insomma, un'impresa come si organizzano oggi, ma soprattutto come si organizzavano all'epoca. All'epoca. E quindi lei fece una cosa effettivamente straordinaria, e lei stessa racconta di aver poi voluto incontrare la vecchia Marie Paradis, perché a quel punto ovviamente aveva una certa età, e insomma lei racconta di questo incontro tra queste due pioniere dell'alpinismo e Dell'alpinismo del al Monte femminile. Bianco, esatto. Ecco, le dissero che era troppo vecchia per poter compiere un'impresa di questo tipo, aveva 44 anni. Sì, infatti forse sono troppo vecchia anch'io per fare ancora questo spettacolo. No, certamente 44 anni nel 1838 forse sono diversi da 44 anni adesso. Comunque lei era molto tenace, e infatti nello spettacolo, insomma, ci sono alcune scene dove questo aspetto, questo del suo carattere, questa sua tenacia, questo suo essere in fondo considerata un po' una pazza, una donna bizzarra che rischiava appunto la vita per fare questo, è un elemento su cui abbiamo costruito questo personaggio, di cui non esistono se non alcuni ritratti e Immagini. Però immagini, sì, che appunto poi qui ce lo siamo un po' inventato, questo personaggio di vi Henriette è d'Angeville. una descrizione piuttosto interessante comunque di questo personaggio, che naturalmente era una donna che vestiva in un determinato No, c'è una modo, piuttosto. bellissima immagine che la ritrae proprio nella sua divisa, diciamo, nella sua tenuta da scalata, che è una tenuta singolare perché lei non poteva indossare pantaloni, quindi indossava effettivamente dei pantaloni, ma sopra questi pantaloni indossava una gonna di pelliccia, quindi di fatto lei indossava una gonna, ma per comodità, una gonna aperta, Ampia, per ampia, e sotto cui indossava dei cui agli pantaloni. occhi Agli occhi, diciamo, esterni, lei in realtà esterni, soprattutto maschili, ancora vestiva lei, una gonna, però in certo, realtà giustamente per scalare, per fare questa scalata aveva bisogno di essere non solo coperta coperta e di e essere comoda, insomma, comoda. quindi insomma c'è questo ritratto molto bello di lei nella sua tenuta
da Monte Bianco. Certo. Noi non abbiamo ricostruito, non abbiamo cercato di fare un lavoro di tipo filologico, nel senso che io non indosso questo costume, lo spettacolo è un omaggio, insomma, al personaggio. Al personaggio, non avevamo nessuna intenzione, insomma, né ambizione di fare Henriette d'Angeville come in realtà è un personaggio contemporaneo, insomma, è un mio alter ego che immagina di poter compiere questa stessa impresa con lo stesso spirito combattivo e battagliero. E lo era molto combattivo, anche perché le è stato dato della pazza, e insomma tentava un'ascesa così difficile ad un'età avanzata, e lei si diceva che era pazza proprio perché insomma a quell'età non era ancora sposata. Esatto, sì, poi c'è tutto questo, anche questo côté, insomma, legato alla sua vita privata, di cui si sa poco, però si sa che lei insomma non ebbe figli e non si sposò mai, infatti quindi veniva anche soprannominata la fidanzata del Monte Bianco, perché di fatto insomma il suo compagno alla fine fu questo grande massiccio di montagne, insomma, quindi la fidanzata del Monte Bianco non arrivò mai all'altare, ma in fondo non c'è da stupirsi, nel senso che appunto una 44enne che nel 1838 decide di fare questa cosa, probabilmente non avrebbe potuto trovare nessun uomo all'epoca, forse non lo troverebbe neanche adesso. Neanche adesso, anche perché era una passione piuttosto insolita, amava passeggiare. Esatto, sì, beh certo, lei era una grande amante della montagna in generale, poi per l'epoca ovviamente c'erano il Monte Bianco, lei conosceva molto bene quella zona delle Alpi, e quindi il Monte Bianco era, come dire, la meta più ambita e ancora molto poco battuta all'epoca. Insomma, in tutta Europa, certo. E quindi era una sfida effettivamente straordinaria per l'epoca. Certo, insomma, guidare una spedizione. Esatto, poi c'è, lei racconta appunto in questo libro che la sua biografia, autobiografia, lei racconta abbastanza dettagliatamente, infatti la drammaturgia dello spettacolo comunque parte dai dati e dalle informazioni, dal racconto che lei fa, che è un racconto molto appassionato, molto, molto romantico anche, certo, di questa missione, però piena anche di dettagli veramente interessanti, per esempio che cosa mangiavano, che cosa avevano portato nello zaino, quali erano i piccoli vezzi femminili che lei ancora si concedeva, per esempio il ventaglio, lo specchio, la spazzola, perché lei dice comunque io sono sempre non voleva perdere una donna, e quindi anche se sono a 4.000 metri io devo potermi pettinare, insomma, quindi si porta dietro una spazzola, un pettino, uno specchio. Tutte cose superflue ovviamente. Sì, non so, in montagna, però comunque lei per il insomma ci dà, poi però ci dice che porta due cosciotti di montone, tre lombate di vitello, poi noi ci siamo poi ovviamente un po' divertiti anche su questa descrizione, queste vivande e queste cose che si fa portare dai suoi portatori, perché ovviamente certo, ha dei portatori e una guida che l'accompagna. Però insomma è un'impresa. Io quando lessi tanto tempo fa questo libro rimasi molto, molto colpita, molto sorpresa dalla vivacità anche proprio del personaggio. Intellettuale? Sì, direi. Certamente era una donna anche di una certa cultura, insomma era un'aristocratica, quindi insomma è chiaro che partiva come da una posizione di qualche modo di privilegio, vantaggio, anche perché potersi permettere, come dire, questa impresa. Infatti veniva considerato un po' un vezzo più che... poi forse oggi possiamo vedere guardare a questa impresa con maggior rispetto. Sì, sicuramente anche con un'impresa appunto pionieristica, coraggiosa, anche come dire fisicamente molto, molto provativa, ecco. Sì, perché i mezzi di allora non erano ben diversi da quelli di certo, oggi. Infatti, insomma, il peso degli abiti, le calzature, insomma, tutte quello che per noi sono attrezzature consuete tecnicamente ormai a un livello di evoluzione incredibile. Ovviamente allora non c'erano. Non c'era nulla di tutto questo, insomma, quindi... Però si era organizzata molto bene. Esatto. Ecco, Henriette è stata raccontata in questi anni, sempre da Maria Paola.
Sì, ed è un po' cresciuta, ed è un po' cresciuta. Sì, insomma, sì. È maturato questo personaggio in questi 20 anni, perché lo possiamo dire, sono almeno 20 anni. Almeno 20 anni, che sì. Viene portato questo spettacolo in giro per l'Italia. È un evergreen. È un evergreen. Sì, è una cosa che da un lato mi commuove, perché è uno spettacolo che io non ho mai deciso di smettere di fare. Poi è chiaro che a un certo punto uno deve smettere di fare le cose che non può più fare, ma insomma, finora ce l'ho fatta. E questo spettacolo è cresciuto con me. Cioè è stato, il mio primo spettacolo da sola, nel senso da sola in scena, che è una cosa abbastanza particolare per un attore. Soprattutto originariamente quando... una danzatrice, quindi è un solo a tutti gli effetti, un monologo, un solo. Danzante. Danzato e parlato. Era una sfida per me quando lo feci la prima volta e poi ho continuato a farlo per tanti anni, perché ha continuato a essere richiesto, uno spettacolo particolare che è piaciuto e che soprattutto poi legato magari... Ma l'immaginario è cambiato? Per me? Beh sì, forse un po' sì. Devo dire che adesso, più di allora, insomma, sono 20 anni che lo faccio, insomma, sono tanti anni, era ma un altro punto di vista. Era un altro punto di vista. Io ero una persona diversa. Certo. E, ero una persona più giovane e devo dire che adesso, per esempio, l'aspetto legato alla forza, alla determinazione del personaggio, anche in relazione all'età, mi sorprendono molto. Cioè, mi sembra uno spettacolo che molto attuale. Paradossalmente è molto attuale. Cioè, sembra una donna dei nostri giorni. No, ma più che altro non vorrei poterlo non dire, no? Che non, invece raccontare la storia di una donna che in fondo sfida le convenzioni sociali, sfida il suo tempo. I pregiudizi. Fa qualcosa di coraggioso. È una storia che mi sembra ancora molto molto importante da raccontare, quindi e per certi versi visto il contesto triste in cui stiamo vivendo, non solo per questo ma anche perché poi nei miei percorsi di persona, di attrice, di insegnante, insomma, mi sono sempre più avvicinata anche a un discorso legato al femminile, legato a... Insomma, ha un certo tipo di sensibilità, di attenzione, di consapevolezza che rendono questo spettacolo per me ancora straordinariamente vivo e attuale. Importante, sì. Certo. Ecco, abbiamo detto rispetto anche alla situazione attuale e soprattutto quello che oggi la cronaca ci propone. Proprio sì. In questi ultimi mesi abbiamo sentito tanto parlare di queste donne che non hanno saputo, no, nel tempo... trovare rispetto o quell'energia e quella forza per difendersi, per volersi. Sì, sì, certo. Bene, adesso non vorrei creare una forzatura rispetto alla. Però certo, ovviamente, certamente questa è una donna che ha saputo farsi rispettare. Farsi rispettare, sì, è sicuramente molto. È soprattutto molto determinata e incurante, almeno apparentemente incurante, insomma, di quello che gli altri avrebbero potuto pensare su di lei. Insomma, va avanti, aveva un obiettivo molto chiaro e questo, insomma, la rende una combattente, una proto femminista per certi versi. Adesso questa è una lettura che io non vorrei, non è che voglia forzare, perché però forse, certi forse versi anche un modello. Però certamente un modello, è una storia molto interessante. Quindi pubblico che cosa ha detto in questi anni? Il pubblico, no, devo dire l'amata? Che lo spettacolo è stato, alcuni conoscevano la storia. Molti no, perché o sei un appassionato di storia dell'alpinismo o questa storia la conosci, è difficile che tu la conosca. È piaciuto molto ovviamente agli appassionati di montagna, agli appassionati di alpinismo, ma io l'ho fatto anche con tanti pubblico di ragazzi, di giovani, l'ho fatto anche in Francia, in Svizzera, l'ho fatto al Festival di Avignone, l'ho fatto veramente in tanti posti, ho avuto tanti pubblici diversi. Ed è anche un personaggio e una storia che ricorre nelle lezioni al DAMS oppure? Beh, diciamo che nelle lezioni al DAMS ricorre la mia esperienza, il mio percorso, è raro che
chi insegna all'università abbia esperienza anche di quello che fa, nel senso, certo, nelle discipline artistiche. È auspicabile, ma non è sempre così, no, diciamo così. Quasi mai. E adesso nel mio caso io ho la fortuna di aver calcato le scene, per sì, cui... di aver fatto, poi io ho fatto, insomma, adesso un percorso un po' particolare il mio, ma credo che il fatto di aver fatto teatro, danza per molti anni, di farlo ancora, mi renda capace, credo, di trasmettere uno sguardo, una capacità per di capire, di cogliere, soprattutto nel lavoro degli attori, degli artisti, del cinema, del teatro, magari. Insomma, il mio obiettivo è di rendere gli studenti più sensibili rispetto in particolare agli attori, che sono la mia passione. Io faccio questo, ma mi occupo anche di studiare gli attori, quindi questo è, come dire, una strana alchimia che io non pensavo che avrei raggiunto. E che invece? E adesso non so se non è mai un'alchimia perfetta, ma insomma... Ci siamo vicini. Mi piace l'idea di... Insomma, mi piace, mi fa effetto pensarci, ma in qualche modo ci sono riuscita senza averci neanche pensato troppo. A differenza di Henriette, non avevo un obiettivo così chiaro. Io volevo fare i miei spettacoli, poi a un certo punto le cose si sono mescolate. Evolute, ci siamo arrivati. Sono arrivata a fare questo lavoro all'università, che è un lavoro molto bello, molto interessante. È anche molto diverso dal teatro fatto fatto nei teatri, come oggi, prendere il furgone e fare 6 ore di furgone di per viaggio, arrivare fino qua. Sì. Peraltro, non la prima volta, per cui a riprova di quello che abbiamo detto e della continua attualità di questo personaggio, anche sì, il fatto la che... storia è molto buffa, che effettivamente non è la prima volta che vengo al Vigno. A presentarlo. E quindi è un felice per me ritorno in questo luogo che mi è rimasto nel cuore, perché è un luogo veramente particolare. E devo dire che grazie a questo spettacolo io sono venuta per ben 2 volte a Livigno nella mia vita, cosa che probabilmente non avrei fatto perché io sono vicina alle altre Alpi, quindi se devo andare in montagna vado vicino, insomma, normalmente nelle mie montagne più vicine, e Livigno è un posto veramente sorprendente, molto particolare, anche la strada che ti conduce fino qua, insomma è veramente un po' È un viaggio. Un viaggio, sì. Anche un po' interiore, dal punto di vista. E quindi, insomma, il caso ha voluto che tornassimo qua, insomma. Certo. Mi fa molto piacere, ovviamente. Però Henriette non è l'unico personaggio, diciamo, del cartellone della vostra compagnia. Sì, no, certo, gli spettacoli sono tanti. La nostra compagnia ormai ha... Quanti anni di vita? 20 anni come lo spettacolo. Praticamente la compagnia è nata... Nel 97? Sì, nel 96-97 direi, quando ci siamo costituiti come compagnia, come Onda Teatro, perché in realtà prima eravamo già attivi, ma non ci chiamavamo ancora così. E quindi la compagnia ha l'età dello spettacolo all'incirca e ovviamente ha tanti altri spettacoli in repertorio che sono... spettacoli molto diversi, ovviamente, rivolti anche a pubblici diversi, però abbiamo, come dire, ovviamente un marchio, uno stile che credo sia abbastanza riconoscibile, molto essenziale. Abbiamo sempre lavorato con molta attenzione a un'essenzialità della scena, alla scena come luogo di evocazione, molta attenzione al movimento, perché appunto io provengo come formazione dalla danza. Quindi musica. Musica e. Dialoghi. Sì, ma molti spettacoli anche, per esempio, la mia compagna di scena in altri spettacoli, che si chiama Silvia Montagnini, anche lei fa alcuni spettacoli da sola, ha fatto uno spettacolo sull'impresa di Shackleton, uno spettacolo sui fratelli Wright. Cioè, abbiamo una specie di filone anche sulle grandi imprese. Che si è un po' sviluppato a partire proprio da Paradis, ma poi abbiamo anche storie magari per pubblico più infantile, che sono storie molto semplici, molto, molto delicate, molto belle. Insomma, abbiamo tanti percorsi che nel corso di 20 anni si sono diramati, ecco. Non ci resta che invitare il nostro pubblico a seguirvi, a cercarvi. Speriamo di tornare qui con un altro Paradis, spettacolo. Sicuramente merita di essere visto e Henriette di essere conosciuta. Grazie mille. Grazie Maria Paola e grazie a voi.
Arrivederci.